Dopo 8 anni e mezzo di attività ad Agrigento, il primario di nefrologia e dialisi all'ospedale San Giovanni di Dio, Antonio Granata, prossimo ad assumere, quale vincitore di concorso, l'incarico di primario al Cannizzaro di Catania. Occasione di consuntivo e prospettiva. Il dottor Antonio Granata, primario del reparto di nefrologia e dialisi all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, prossimo tra pochi giorni ad assumere l'incarico di primario all'ospedale Cannizzaro a Catania, vincitore di concorso. Sì, innanzitutto la ringrazio per avermi dato la possibilità di accedere a questo spazio importante, quindi al suo telegiornale. Sì, è una notizia che ormai in tutto l'ospedale circola. Sarò dal prossimo 1° dicembre il primario della UOC di nefrologia e dialisi di Cannizzaro di Catania. Dottore Granata, lei oggettivamente è stato un professionista più che apprezzato tra Agrigento e provincia durante il suo operato, un plusvalore sicuramente nell'ambito della sanità agrigentina. Dopo 8 anni e mezzo assume l'incarico fuori dalla provincia come primario a Catania, e allora l'occasione per tracciare un consuntivo della lunga attività svolta ad Agrigento e provincia. Sì, io sono molto onorato della possibilità che Agrigento mi ha dato di lavorare e, malgrado le risorse sempre molto molto limitate, con il gruppo di cui ho avuto l'onore di essere il direttore abbiamo fatto veramente grandissime cose ad Agrigento. Ricordo in modo particolare la riduzione dei pazienti che giungono alla dialisi. Per questo, per quale motivo? Perché abbiamo dato grandissimo impulso alla biopsia renale, quindi alla diagnostica ultrasonografica, che ci ha permesso di avere un ruolo particolarmente importante in tutto il territorio nazionale. Numerosi sono stati i medici, ad esempio, che dal nord Italia sono venuti qui a formarsi per quanto riguarda la diagnostica ultrasonografica. Abbiamo portato anche la dialisi peritoneale, l'emodialisi domiciliare, i trattamenti continui in intensive care unit. Quindi abbiamo fatto veramente tanto. Poi in ultimo anche gli accessi vascolari, e sarà di prossima pubblicazione un importante articolo che sottolinea come l'ultrasonografia, quindi l'ecografia tanto per intenderci, possa ridurre il numero degli accessi in radiologia interventistica nei pazienti da sottoporre a PTA, quindi all'angioplastica dell'accesso vascolare. Un importante successo quindi per tutta Agrigento, ed in modo particolare poi per l'UOC di nefrologia e dialisi di Agrigento. Come tutte le rose non mancano però anche le spine. Ha incontrato dei limiti, degli ostacoli tra virgolette nella sua attività da Agrigento, dottore Granata? Sicuramente, ecco, sono giunto ad Agrigento 44enne, e quindi con la voglia di fare veramente tanto per la popolazione agrigentina, che merita veramente di essere coccolata e di avere un elevato servizio sanitario. Io ho cercato di dare il massimo da un punto di vista della nefrologia e dialisi. Purtroppo ci sono stati limiti, diciamo cosiddetti organizzativi, legati alla mancanza di personale, di attrezzature e quant'altro. Tra i suoi fiori all'occhiello, ultimamente vi sono state delle novità, delle innovazioni nell'ambito dell'approccio alla dialisi, delle iniziative farmacologiche, tecniche per evitare la dialisi, dottore Granata? Sì, ad Agrigento una delle cause più frequenti, stiamo parlando di circa il 12-14%, delle cause che conducono alla dialisi è rappresentata dal rene policistico autosomico dominante dell'adulto. Noi già abbiamo in trattamento alcuni pazienti con un farmaco di recente innovazione, si chiama tolvaptan. Questo però è gravato da numerosi effetti collaterali, non ultimo sicuramente quello di dar luogo ad una diuresi di circa 6-7 litri al giorno. Agrigento ha avuto l'onore di partecipare ad un importantissimo studio multicentrico europeo, ed abbiamo individuato in una nuova molecola del nome octreotide la chance, una chance molto importante che viene data a tutti i pazienti affetti da rene policistico autosomico dominante dell'adulto in stadio avanzato di malattia. Questo importantissimo traguardo deriva anche dal fatto che è stato pubblicato su una delle riviste più importanti di medicina a livello mondiale, PLOS Medicine.